Dopo il grande successo dello scorso anno, venerdì scorso si è riacceso all'interno del più ampio progetto del Natale che non ti aspetti, il magico Natale di Fossombrone. 250 lanterne e 3500 metri di luce hanno illuminato Corso Garibaldi. Dopo il ritmo della travolgente Fuck Off Band, l'accensione del gigantesco albero, con un grande spettacolo di luci, effetti speciali, fuochi, neve e musica, che hanno fatto stare con il naso all'insù i numerosi visitatori che hanno affollato l'intera città. Un abete simbolo di buon auspicio che si confonde tra le immancabili luminarie lungo il percorso, insieme ai tanti alberelli addobbati a tema, creando una suggestiva e romantica cornice nel periodo più amato dell'anno. Allo spettacolo di inaugurazione presente il primo cittadino Massimo Berloni insieme al prefetto, il presidente della provincia di Pesaro, l'assessore regionale Aguzzi, l'onorevole Baldelli e tante altre autorità che prima di tagliare il nastro hanno approfittato per augurare pace e serenità a tutti i cittadini. Sindaco, solo lavorando in sinergia si ottiene un risultato come quello di oggi. È soltanto una squadra che può fare un lavoro così importante, così emozionante. Grazie allo spirito di voler dare sempre, come dire, più importanza a Natale, viverlo in maniera più profonda, viverlo da buone persone che aspettano il Natale con ansia. Un evento che favorisce anche il commercio con i tanti negozi aperti sotto i porticati. Sì, questa è una conseguenza. È una conseguenza che tanta gente ovviamente favorisce anche questo, però lo spirito con cui lo facciamo e per far rivivere il Natale, per dare un segno di vicinanza, per trovare gente che si abbraccia, che si scambia auguri, è un'occasione importante, un'occasione come probabilmente c'è solo Natale, non c'è altre occasioni come questa. Fino al 6 di gennaio sarà possibile immergersi in un contenitore di eventi per tutta la famiglia, tra spettacoli, concerti itineranti di Zampognari, laboratori per bambini con gli elfi ed esposizioni di presepi realizzati dagli artigiani del quartiere di Piancerreto e le marmitte dei giganti all'interno della chiesetta del quartiere di San Lazzaro. Come ti chiami? Noemi. E tu? Giulia. Vi è piaciuto lo spettacolo dell'accensione dell'albero? Sì. A te? Sì. Un'intera famiglia a questo magico Natale di Fossombrone, che cosa vi è piaciuto di più? L'atmosfera natalizia. A lei invece? Sicuramente anche per me, l'atmosfera è stata organizzata davvero bene. Quindi ritornerete anche il prossimo anno sicuramente? Sicuramente, sicuramente. L'albero come vi sembra? Bellissimo, grande, bello. E come vi è sembrato oggi questa giornata? Bellissima, bellissima sta atmosfera, l'attenzione dell'albero. È stato veramente bello, pure per i bambini. Una cosa innovativa, come sempre, emozionante. Dopo quest'anno è bellissimo il corso. Bell'albero, bello alto, luminoso, tutto per la cittadina di Fossombrone. Sì. Possiamo accogliere i turisti. Una bella organizzazione comunque questo Natale, bellissima atmosfera, tutto prenatalizio, sempre natalizio. Anche per le festività. Un Natale a tutti. Bravo.